Buonasera a tutti, siamo già in onda, in diretta su Prima Free e in diretta streaming www.primafree.net e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'emittente televisiva Prima Free. Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti ai nostri ospiti che ora vi presenterò uno a uno. È un parterre d'eccezione questa sera, sono molto molto contento, seguiteci perché sarà una serata bella, sexy, divertente. E vi ricordo il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp. Potete intervenire in diretta con i messaggi per interagire con noi, facendo domande ai nostri ospiti, facendo commenti. Se avete commenti negativi, fateli solo su di me, ma non sui nostri ospiti. 351-0845-188. Faccio finta di saperlo a memoria, ma lo leggo qua, non riesco a farmelo entrare nella testa, perché ormai ho una certa età e mi dimentico tutto. Ma non mi... chi è che parla? Scrivetelo qua il numero. Esatto. Allora, che c'è molto spazio, dici? Beh, rimane, mi rimane impresso nella mente proprio. Sono molti file liberi. Allora, si è fatta sentire, per cui Laura Fiorentino, buonasera, grazie di essere Ciao. Con noi. Grazie a tutti. Grazie davvero. Lisa Amane, un bacione. Ciao. Buonasera maestro, buonasera a tutti. Grazie di aver acconsentito, di aver deciso di passare, di aver detto di sì, insomma, di passare questa serata insieme a noi. Sofia Bellucci, come stai? Benissimo, ciao a tutti. Ciao Sofia, grazie anche a te, un grazie di cuore. E allora abbiamo un debutto questa sera. Voi, per quanto riguarda il sito skipping.com, siete abituati a vedere e a sentir parlare lei e Sam. Questa sera fa il suo debutto per parlare di questo sito Blue Divide. Buonasera. Ciao. È un debutto, quindi stai tranquilla, rilassati. Ho già visto come sei vestita, mi piaci molto, quindi... No, facciamo vedere poi al nostro pubblico. Grazie di essere con noi. E adesso spendo un minuto in più per presentare il prossimo ospite, perché l'abbiamo pubblicizzato per 2 settimane addirittura, poi per problemi tecnici non siamo mai riusciti a collegarci con lui, ed è veramente un piacere immenso, perché oltre che essere un grande professionista è un amico di vecchia data. Diciamo che se sono in questo settore, dietro le quinte di questo settore, è perché è un bel calcio nel sedere, me l'ha dato anche lui. Max Bellocchio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao ragazze. Ciao. Ciao. Allora, di Max Bellocchio si potrebbero dire tante cose, oltre che essere un regista di fama internazionale, ha vinto premi un po' dappertutto, in Italia, in Europa, in America, insomma un sacco di esperienza sulle spalle e un grande talento. Ha lavorato con i più grandi professionisti del settore, sia attori che attrici che produzioni, quindi anche case di distribuzione. Ci manca un po' l'America, Max, non pensi? Vabbè, l'abbiamo fatto insieme per un lungo periodo, no? Sì, siamo stati insieme in un certo periodo, sì, chiamiamoli gli anni d'oro, cavolo. Quest'anno a tutti è mancata la possibilità di andare a Las Vegas, alla fiera, la fiera più importante americana che si fa a gennaio, però insomma speriamo che le frontiere si riaprano, insomma. Un ricordo bellissimo dell'America è quando girai il mio primo film a Las Vegas, che si chiamava Diabolix, invece di Diabolic, e poi fummo citati dalle sorelle Giussani, che dissero che Diabolic era un ladro ma non un porno da fare, e quindi ci chiesero 2 miliardi di danni a me e a Rossani. 2 miliardi, le sorelle Giussani sono le ideatrici di Diabolic, del fumetto, e quindi questa versione porno non è piaciuta tanto. Sì, facevo insieme al nostro amico Rossano. Sì. E niente, abbiamo cambiato la copertina e non abbiamo pagato i 2 miliardi. Abbiamo aggiunto una X, Diabolix. Sì, ma vedi, ma perché
gli autori erano italiani, cioè le sorelle Giussani sono italiane, perché tu sai benissimo che sono stati fatti fior di parodie in America sui supereroi, per esempio, e la Marvel non ha mai nemmeno pensato di citare in giudizio chi fa la parodia porno di Superman, di Spider-Man, eccetera, perché capiscono che comunque è pubblicità indiretta comunque. È vero. E noi siamo un po' indietro da questo punto di vista. Comunque chiudo questa introduzione con Max dicendo che io, per colpa di Bellocchio, ho ricevuto un pugno da Christoph Clark, sono finito in piscina, e questo pezzo del film può essere l'introduzione di una parodia di 007. Clark l'ha preso, Come? Ho conosciuto qualche attore personalmente che ha preso qualche pugno. Allora, questa era l'introduzione di una parodia di 007 che doveva fare Max, e l'inizio era che Christoph Clark, che doveva fare 007, mi prendeva pugni, mi buttava nella piscina, eccetera, eccetera. Questa scena è stata girata più volte, tra l'altro, e non è mai apparsa da nessuna parte. No, no. Eravamo a Cannes, ricordo. Eravamo a Cannes, quindi io sono stato partecipe, insomma, ho partecipato, io finalmente anch'io faccio parte di una grande produzione hard, quel pezzo è stato tagliato, non è mai andato da nessuna parte. Molto bene, molto ricordo, bene. Ricordo che l'abbiamo girato tante volte, perché tu dovevi cadere in piscina e dire chi sei, e lui diceva James Bond, e lui sbagliava. Massimo doveva risalire su, asciugarsi i pochi capelli che aveva all'epoca, e prendere un altro pugno e ricadere in piscina. L'abbiamo fatto una decina di volte. Vero. Esatto, non sono mai un grande attore. Non so se voi lo conoscete, ma è uno dei più grandi attori. No, io ragazzi sto già piangendo, io ve lo dico. La perché? Ma perché? Ti sei commossa? Come, chi sei? Vabbè. Chi sei? Bond, James Bond. Massimo, e poi in un altro film, non mi ricordo se sei morto o hai ucciso qualcuno, Angela, con Luna. Sono morto. Ero il fidanzato di Sexy Luna e sono morto. Ma perché eri uno stuntman? Ti usavano proprio come stuntman? Io sono il più grande stuntman vivente. E comunque no, invece in quel film invece sono apparso, sono morto quasi subito, e ero la sagoma sotto così fermo, però no, ho fatto un'altra parte, poi adesso cominciamo a parlare di cose serie, ho fatto un'altra parte in un film, scusate ma devo citare, in un film di Mario Pollack, produzione tedesca, facevo l'assistente di un chirurgo, di un medico che doveva fare l'autopsia su un cadavere, e questo cadavere era un trans che aveva un dildo conficcato proprio lì, era morto così. Specializzato in film dell'orrore, non in film. Sì. eravamo a Cannes, Massimo, ti ricordi? Eravamo a Cannes. E poi alla ho fatto una parte dopo di alla Tour de l'Esquilon. Alla Tour de l'Esquilon, esattamente. E ho fatto una parte anche in un film di Rocco dove facevo il giornalista. Ecco, questo giusto per. Che secondo me giusto per giocare. Sono il più grande stuntman vivente, la più grande controfigura. Sono stato definito la controfigura di Rocco Siffredi. Cioè, nel senso. C'è da ridere. Io ho dato dell'ironia nelle ma come Hitchcock, eri dappertutto, non i film c'erano, nel senso che la mia figura intera faceva ombra al pisello di Rocco. Comunque detto questo, poi era anche pelato, stava bene, no? Allora cominciamo a fare due chiacchiere con Lisa Mane, visto che parlando di Bellocchio avete avuto rapporti di lavoro, no? Max e Lisa, ti ricordi Lisa? In che senso? Di cosa? Del film che avete girato insieme, lui ti ha diretto, Max ti ha diretto in un film, no? Sì, sì, certo, abbiamo iniziato qua a fare le foto, poi io comunque, essendo che era o il secondo o il terzo, gli ho chiesto se per favore mi poteva andare a prendere una bottiglia di vino, perché e Max con tanta pazienza mi è andato a prendere il vino, mi sono fatta il mio cicchetto per rilassarmi,
dopodiché abbiamo avuto anche problemi tecnici, perché io ero, ripeto, forse o il secondo o il terzo film, ero piccolina, ero molto minuta, no? E quindi ho dovuto anche prendere molti altri gadget per farmi sentire più a mio agio, no? Sono stati veramente tanto, tanto pazienti, sia il Max che gli attori in sé poi. Però lo ricordo molto con gioia. Poi abbiamo fatto lo shooting, abbiamo fatto le scene, è venuto un bellissimo lavoro. Ti ricordi il titolo, che a me sfugge? Quale? Il titolo del film, te lo ricordi, che a me sfugge? Ovvio, Escort Advisor. Ok, il tuo partner maschile chi era, te lo ricordi? Erano Luca Ferrero e Andrew. Oh, perfetto, molto molto bene. Come si è comportata sul set, Max? Benissimo, brava, brava. A parte il primo non è una pornostar capricciosa? No. Anzi, simpatica. No, siamo stati veramente bene. Sì, poi abbiamo fatto anche una bella cena dopo. Per me un aperitivo in piedi, però sono stati molto... Mamma mia. Sofia, come stai? È un piacere conoscerti, era tanto che ti inseguo, finalmente ti ho beccato. Bene, sono contenta anche io, molto, mi fa tanto piacere. Allora, di Sofia si possono dire tante cose, comunque adesso a cosa ti stai dedicando? Poi approfondiamo un po' di più il tuo personaggio durante la puntata. Che cosa ti stai dedicando in questo 2020-2021 che è stato un po' critico per tutti? Sicuramente mi sto dedicando al mio sito, il mio sito ufficiale, che è www.sofiabellucci.com. Produco da sola ovviamente i video che trovate in vendita. Ok. E poi lavoro con le webcam, quindi faccio spettacoli online, perché purtroppo quelli dal vivo, come sapranno anche le mie colleghe, al momento sono purtroppo sospesi e speriamo di riprenderli prima o poi, però nel frattempo... Quella domanda che faccio a tutte, ti manca il contatto con il pubblico? Sì, moltissimo, moltissimo. Sono due cose comunque diverse, perché un conto è la diretta, un conto è stare nel locale, vedere i propri fan, parlarci a quattro occhi, è molto, molto bello. Ci sono gli innamorati di Sofia Bellucci, cioè quelli che ti seguono ovunque, che ti scrivono, non che ti assillano per carità, perché comunque è un segno di affetto anche quello, comunque quelli che sono innamorati di te, li riconosci? Sì, certo, assolutamente, ci sono i fan che mi seguono proprio da tempo, seguono tutto quello che faccio, un po' i locali, mi vengono a trovare in cam adesso, poi anche quando ci sono tutte le novità dei video, seguono... Molto bene, quindi li ringrazio. Eh beh sì. Volevo chiederti l'ultima esperienza per quanto riguarda invece film, shooting e su un set, quando è stata? Beh, diciamo che questo è stato un periodo un po' pieno, quindi dire l'ultima propria esperienza dipende se hard oppure no, perché adesso ho fatto anche diciamo altre cose, no? Oltre l'hard. Proprio da poco ho partecipato in una puntata di The Lost of Italy su Comedy Central, quindi sì. Abbiamo fatto questo porno un po' rivoluzionario, non so se avete seguito un po' dai social. Ma tu hai preso parte anche a Vorrei ma non voglio, no? Mi sembra. Esatto. Sì, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, come no? Certo, molto divertente. Moltissimo, moltissimo. Che esperienza è stata? Fantastica, perché sul set ci siamo divertiti un sacco. Tutti. Che parte fai tu in questo sketch, diciamo? E allora c'erano diciamo un po' di sketch introduttivi, proprio delle piccole pillole così comiche, e poi diciamo parte proprio il film con la storia, no? Ok. Quindi, mi sembra che non vorrei sbagliare, perché io ho visto solamente dei frammenti. C'è la classica, è ovvio che è una chiamiamola sitcom, che prende un po' in giro i vari cliché del cinema porno, no? Quindi mi sembra, non vorrei sbagliare, che tu sia la ragazza che chiama l'idraulico per la cucina. Eri tu? Esatto, quello okay. È
piccole pillole di anteprima. Poi ovviamente c'è la storia del film, dove interpreto la moglie di un signore molto facoltoso e, diciamo, noi nella nostra coppia, in questa situazione abbiamo perso ogni voglia di sessualità, non riusciamo più a comunicare. E quindi tutto il desiderio e la passione ritornano un po' in auge con la cultura. Ecco perché questo porno innovativo. Mi sembra, non vorrei sbagliare anche qui, io ho un sacco di appunti che non riesco a leggere perché sono scritti piccoli. Tu sei laureata, no? Giusto? Sì, laureata. Cosa? Per curiosità. Come? Giurisprudenza. Giurisprudenza, perfetto. Quindi io ti posso denunciare e tu sai difenderti. No, io ormai, diciamo, un attimo tutto quello che riguarda un po' il mio studio l'ho momentaneamente messo da parte. Okay. Perché comunque è stato molto faticoso studiare e lavorare insieme, avevo già cominciato appunto la mia carriera durante gli studi universitari e quindi un attimo di pausa, poi in futuro vedremo. Faccio un'ultima domanda prima di passare a Laura, perché mi incuriosisce sempre quando conosco una persona per la prima volta. Quando eri piccola, cosa sognavi di fare da grande? Diciamo, sogni ne ho avuti diversi, però tra questi appunto uno l'ho realizzato. Ok. Quello di cui è attrice hard. Ho sognato anche questo. Perfetto, complimentoni. Blue di Byte, arriviamo anche da te, un attimo. Ti faccio due chiacchiere con Laura, stavo dicendo fuori onda prima che iniziasse la puntata. No, ma per quanto lo facevamo ripetere, perché poi faccio sempre la parte della solita. No, stavo raccontando. No, della solita che faccio, che combino sempre delle confusioni. Niente, stavo raccontando praticamente che tu hai detto mi dipingono sempre come una molto aggressiva, ma non è vero, io in realtà sono un po' mozzarella, sono così. Allora, una volta, per fortuna ho preso un aereo per Praga fino a quando si poteva ancora viaggiare, no? Presi da Bergamo. Allora c'erano rimasti solo dei posti in prima classe. Vabbè, prendiamo su cazzo di volo prima classe, no? Allora mi becco in prima classe nella parte, diciamo, io ero a destra perché devo sempre andare a pisciare, quindi mi metto, cerco sempre di fare un posto di corridoio. Sì, io ho la pisciatomatica. Allora, niente, mi giro e c'era uno dei DJ che avevo conosciuto comunque la discoteca che gestiva un dei miei ex compagni, che era Ralfo, no? Ma guarda te questo, tipo. Insomma, io a una certa mi prende la smania perché c'era un po' di turbolente. Allora, alla hostess molto carina, le porto un bicchiere d'acqua, no? Mi porti una bottiglia di Beluga che stiamo meglio. Allora, questa mi porta, ragazzi, mi porta questa bottiglia di Beluga, no? Allora mi vedo sto tipo che si girava e mi guardava, no? E dicevo, ma che lui poi giunto è livornese, io sono fiori di dentro. E chiamato lo zio, ho detto, zio, ma vogliamo favorire? Favoriamo. Ho preso una di quelle sbornie. No. Fa, dice, zio, ma si mette la faccia di brutto, però come è alcolizzata, sarà numero uno. Ho detto, particolari alcolizzati. ma no. A allora, parte però c'era Giorgio Grandi, mi fa, non sei mica già ubriaca. Io, perfetto, avevo un mascherone qua nero che è veramente una roba, una colata là, è presente un Pierrone, no? Cioè, mi potevano veramente prendere prima di un dell'orrore, ero anche cascata, avevo delle calze velate tutte strappate, cioè non lo so, guarda, per non farsi riconoscere, vabbè. Comunque, giusto per, stanno arrivando, allora la puntata è già un successone, stanno arrivando decine di messaggi che io tra poco leggerò, me li stanno girando sul telefonino perché così è più comodo per me leggerle. E no, volevo dire, per sottolineare quello che dicevi tu, io non ti conoscevo personalmente, ci siamo conosciuti un paio di anni fa in una fiera in Slovenia e io ti conoscevo solamente attraverso le
le immagini, le fotografie che mi avevano mandato per la pubblicità. E in effetti il look è comunque abbastanza aggressivo, no? Per cui dicevo, madonna mia questa qua, e mi davi proprio l'impressione di essere anche un po' antipatica. Magari anche una che se la tirava un po' dall'immagine. Poi ti ho conosciuto dal vivo e mi hai confermato che sei così. No, scherzo. Di più, no. Io vorrei aggiungere di più, cioè. No, invece molto, molto, no, molto, molto divertente, molto, molto disponibile, perché quella non è stata una fiera facile. Chiedo scusa. Ci sono state delle situazioni di live, mettiamo così, impreviste, però è il bello della diretta, insomma. Laura, se riesci a abbassare il ritorno del tuo volume per cortesia. Come? Se riesci a abbassare il volume del tuo ritorno per cortesia. Laura? Sì. Vediamo un po', sono un po' tecnologica. Sì, no, basta solo abbassare un po' il volume, grazie. Abbassare un po' il volume, dice. Va bene, così? Ok, adesso ci proviamo, perfetto. Vale anche per tutti, se riuscite ad abbassare un po' il volume perché c'è un po' di ritorno. Allora, c'è un po' di ritorno in quindi abbassate un po' il volume delle vostre casse, grazie. Laura, sì. E poi è tutto a posto. Bloody, come stai? Bloody Bite, come andiamo? Super bene. Siccome sei nuova, ti ho dato il tempo di ambientarti un attimo, ma vedi che praticamente non è nulla di pericoloso, è una chiacchierata tra amici. Come al bar, perfetto. Esatto, quattro amici al bar. Come stai? Molto bene, grazie. Perfetto. Allora, tu sei qui in veste di skipping.com, che è questo nuovo sito di webcam che ci sta accompagnando in questa avventura di doppio senso night, in questa modalità virtuale, visto che ancora in studio non si può andare, però insomma diciamo che sta andando molto bene così. Io avviso, siccome stanno arrivando veramente un sacco di messaggi, avviso i nostri telespettatori che leggo tutto. Sì, adesso tra un attimo faccio due chiacchiere con Bloody Bite e poi arriverò a leggere in diretta i vostri messaggi, anche perché suppongo ci saranno delle domande per le nostre ospiti. Bloody Bite, da quanto tempo fai la webcam girl? Da esattamente... Salute! Grazie! Dicevi? Da novembre. Ah, quindi è una cosa fresca, ma è una cosa questa dell'esibizionismo che avevi già dentro di te? O è stata una novità così all'improvviso? No, diciamo che era un po' che avevo quest'idea di provare, un po' incentivata dalla cerchia di amici simpaticissimi che ho. E prima facevo solo servizi fotografici, quindi un po' l'alternative model, ma in realtà anche non troppo prendendola sul serio la cosa. Poi a novembre ho voluto provare e voilà. E quindi ti sta dando soddisfazioni? È più facile o più difficile di quello che pensavi, questo interagire con la webcam, con gli utenti? È diverso da quello che pensavo, dall'idea che mi ero fatta, ma perché skipping è diverso. E quindi rispetto a magari altre piattaforme che avevo valutato, l'ho trovato un po' più affine con il mio modo di essere e di vivere anche la mia socialità. Per cui... Oh. Non è né facile né difficile, è una cosa che penso ti venga a un certo punto. Posso dirti e posso chiederti qual è secondo te il tuo punto di forza nelle tue esibizioni, nel tuo rapporto con gli utenti? Beh, sicuramente il dialogo. Sono un animale sociale, mi piace parlare con le persone, per cui comunque con tutti si instaura prima un rapporto di confidenza, poi viene tutto il resto. Certo, io questo lo dico spesso, che c'è gli utenti non si collegano solamente per vedere delle esibizioni, cioè ovviamente vedere una bella donna nuda fa sempre piacere, ma c'è anche il fatto di creare una specie di dialogo, che a volte si collegano anche solo per fare due chiacchiere, per sfogarsi un po'. Assolutamente sì, ma è proprio, si creano dei rapporti di amicizia che a volte sembrano, cioè sono veri, sono più veri di quello che magari può essere la vita fuori. Per me in realtà non c'è nessuna distinzione, perché ho coltivato delle amicizie che comunque mi fa piacere mantenere.
Perfetto, allora mi prendo un attimo per cominciare a leggere un po' di messaggi. Come vedete l'età avanza, quindi devo alzare gli occhiali. Allora, un saluto grande a Laura e Sofia da Matteo. Ciao Ciao Beatrice, Laura, sempre bellissima. ciao. Carlo Calamita. Sei bellissima, Blue White, da tutto lo staff di Skipping. Vedi, qui siamo di parte. Per Bibi, sei fantastica, da Moretto. Un saluto al maestro dei registri, al maestro dei registri Bellocchio, da Oscar di Napoli. Sofia, aspetta, Sofia, sei bellissima. Pietro di Ferrara. Bonera, i piedi, ti ricordo, ah sì, non i miei, non i miei, ma mi chiedono continuamente di fare una puntata monografica sul feticismo dei piedi. La facciamo, non sarà la settimana prossima, ma nel giro dei 15 giorni la facciamo, promesso, come la promessa dei Boy Scout, ok? Io non so, ma anche voi ospiti avete i fanatici dei piedi, perché non io qui, è una roba micidiale. Vedo che Laura ci mette le mani sui capelli. Allora, una volta Diva Futura Channel, che praticamente mi ha telefonato un tipo 5-6 volte per vedere i piedi, e io avevo un paio di sandali pleaser, non sapevo più da che parte farli vedere questi piedi, cioè, sembrava una vivisezione di un morto. Ma sì, ti esci, sì, guarda, sono eccitatissima, guarda, mi sto sbavando tutta. Ma come? Okay. Poi ho detto, ma come cazzo faccio a sbavarmi sui piedi? No, Non vabbè. ci credo. Allora, io sono un po' malata per gli scatti perché purtroppo ne ho un numero consistente che mi E vergogno a così dire. tanto. Però ecco, piede non ci trovo tantissimo eccitamento, però de gustibus. Assolutamente, l'utente ha sempre ragione. Allora, I love you tesoro mio, tu a lei Esam, questo è per Bloody Bite. Dov'è lei Esam? Paolo, ci sarà, dobbiamo dare spazio a tutti anche per quanto riguarda Skipping, anche alle altre modelle. Finalmente la mia trasmissione preferita, Luca di Padua, grazie mille per i complimenti, grazie davvero, ma riceviamo un sacco di complimenti per la trasmissione, questo mi fa solo piacere, ma ricordo sempre che la trasmissione non la faccio io, ma la fanno veramente gli ospiti, perché si mettono veramente a disposizione, in gioco, con il sorriso sulle labbra, per passare un'ora e mezza, in vostra compagnia. Quindi grazie a tutti voi. Ah no, bello, questo sì, è bello, bello, sembra di tornare ai tempi di Sexy Bar, ecco. Mamma mia, bene, bene. Quindi stanno arrivando a bizzeffe, se no perdiamo tempo, nel senso che il tempo stringe, perché qui un'ora e mezza vola sempre, è già passata una mezz'ora, pensate voi, non so più veramente cosa fare. Vi do una piccola indicazione per un argomento che tratteremo tra poco, ed è bello anche avere Max con noi e anche le nostre ospiti che sono delle protagoniste del mondo del panorama hard, perché ieri in Italia, l'altro ieri in America, è scomparso Larry Flynt. Larry Flynt, che è stato il fondatore di Hustler e personaggio controverso che ha contribuito molto sia alla libertà di espressione in America sia all'affermarsi delle riviste pornografiche, un grande personaggio che ha, secondo me, contribuito a una crescita culturale, a una rivoluzione sessuale dagli anni 70 adesso. E per cui, con i nostri ospiti, poi più tardi, volevo anche affrontare questo argomento, parlare di queste figure che hanno contribuito, cioè, per dire, noi adesso facciamo questo lavoro abbastanza tranquillamente, ma 30 anni fa non era così, cioè chi faceva questo lavoro, chi faceva il regista, il produttore, chi faceva spettacoli hard, molte volte rischiava pure l'arresto. Quindi se noi facciamo questo lavoro adesso in maniera molto tranquilla e serena, è perché c'è qualcuno prima di noi che ha pagato sulla propria pelle per questa libertà di espressione.
Io non so se tu, Max, hai conosciuto Larry Flint. Io l'ho visto, io l'ho incontrato per 20 minuti. No, io addirittura l'ho intervistato a Los Angeles da Hustler sul Wilshire insieme a Gary Grant per una televisione inglese. L'abbiamo intervistato, molto disponibile, simpatico. Sì, però abbiamo giusto parlato così, intervistato e basta. Sì, sì, io poi vi racconterò l'episodio che mi vede protagonista, perché io andai nel suo ufficio, io penso che sia la cosa più lussuosa che ho visto nella mia vita, mai visto una roba del genere. Comunque mi ha accolto e poi mi ha presentato quello che curava il reparto video, perché io ero andato per comprare la licenza dei diritti dei video di Hustler da distribuire in Italia, quindi ho avuto questa esperienza che non dimenticherò mai, perché al di là di quello che è successo poi, comunque vi dico solo che poi sono riuscito ad avere l'esclusiva in Italia dei video di Hustler. Sofia, quando tu hai iniziato, avevi un mito hard di riferimento? Che bella domanda! È una domanda un po' complessa questa, per diverse però ragioni. Però posso farti l'altro pezzo di domanda, che è: prima di entrare dietro le quinte o di diventare protagonista di questo mondo, guardavi film porno, guardavi le riviste porno, eccetera, o ti sei buttata così? Infatti la mia risposta partiva proprio da questo, sì. Per l'appunto. Io in realtà non sono mai stata una grande fruitrice del porno, cioè ogni tanto sì, qualcosa mi piaceva, guardavo, ma non tanto, devo essere sincera. Ho iniziato proprio per il mio lato più esibizionista, cioè il mio sogno di essere davanti alla telecamera, di trasmettere qualcosa, di dare piacere, ecco. Capito. Quindi, sì, ecco, ovviamente di personaggi illustri nel mondo del porno in passato ce ne sono stati diversi, però quando mi fanno questa domanda io dico sempre che non ho un punto di riferimento, ma semplicemente perché per me ogni donna ha il suo carisma, ecco, cioè è unica, quindi quello che trasmette anche i fan non è magari paragonabile a un'altra. Cioè, non mi fa di dire mi piace più Tizia invece che l'altra per determinate ragioni. Cioè, ognuna ha il suo modo di fare, questo è il bello, credo. Certo, sì, sì, qualcosa che vi rende uniche. Sì, 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 sì. Se io ti dovessi domandare qual è la tua arma segreta di seduzione, quale sarebbe? Fare tutto con naturalezza. È quello che mi piace sempre. Ottima risposta, ottima risposta. Lisa, quando tu hai iniziato la tua carriera, anche tu hai iniziato perché la tua era una vena esibizionista, o che cosa ti ha portato a diventare quello che sei, quindi ad esibirti nei locali ovviamente e poi anche davanti alle telecamere? C'è qualcosa che ti ha spinto o è una cosa naturale che era nel tuo carattere? Guarda, in realtà io ho iniziato per sbaglio, per caso, perché sono stata contattata tramite il mio manager da una casa di produzione che mi aveva detto di fare uno shooting, ma io, essendo che prima facevo anche la fotomodella, pensavo fossero delle foto. Appena mi ha spiegato il mio manager che cosa era lo shooting nel nostro ambiente, ho iniziato a avere comunque i tremori, a dire oddio cosa faccio, ho chiesto una notte e un giorno per pensarci, ne ho parlato a casa, dopodiché era un periodo in cui avevo voglia di rivalsa, di tante situazioni, mi sono buttata, la fortuna è degli audaci e alla fine mi sono trovata bene, io amo il mio lavoro, lui ama me, quindi è andato tutto per il meglio, con un po' di tequila le prime volte, però dopo è andato tutto come l'olio. Allora ho sbagliato io che vado sempre solo a Coca-Cola. Se avessi esatto. Bevuto un po' di alcol anch'io sarei diventato pornatore. Vedi dove ho sbagliato? Questa è la mia formula, ho fatto il brevetto. O tequila o cachaça mi fanno trovare sul set, perché ormai è una tradizione. Non ne ho più bisogno, ma lo gradisco comunque come tradizione, come portafortuna.
Ma pensa a te, ma pensa a te. Quindi queste armi segrete che io non conoscevo. Ma roba da matti. Laura, la tua ultima esperienza sul set qual è stata? Ma io ormai sono abbastanza monotona. L'anno scorso ho firmato un contratto con Legal per altre 25 scene, quindi quest'anno, diciamo, fortunatamente a livello lavorativo per quanto riguarda il settore del porno sono abbastanza fortunata. Sono tempi molto molto difficili, perché comunque anch'io amo esibirmi nei locali come tutte queste ragazze. Ci manca sicuramente il pubblico, ci manca il contatto umano, ci manchiamo noi colleghe, tra quelle che possono essere simpatie e antipatie, comunque siamo sempre delle ragazze, degli esseri umani. Penso fondamentalmente che abbiamo dentro di noi una forma artistica, e ognuno ha la voglia di comunque anche... Io penso che tutte le volte che ci esprimiamo, sia su un palco che in uno shooting comunque hard, ci mettiamo parte di noi stesse, parte della nostra storia raccontate comunque in un nostro gesto, in un nostro sguardo, in un nostro dettaglio. Quindi, diciamo, per me quest'anno è stato un anno molto fortunato, da una parte un anno anche molto triste, perché comunque vedere che tante ragazze non stanno lavorando, ma non perché magari non sono belle, non sono brave, ma perché purtroppo la situazione è molto molto critica per tutti. Quindi diciamo che ho lavorato con una forte grinta, dovuta anche al fatto di sentirmi fortunata, di essere apprezzata, però anche con... come se mi portassi la voglia delle altre ragazze di lavorare in questo settore. Ecco, il mio punto di forza, da una parte, anche se sembro una persona molto aggressiva, è che sono sempre stata comunque un essere umano. Io penso che capire questa cosa, ho trovato anche, diciamo, nel lavoro, o perlomeno per la persona per il quale lavoro, un po' una famiglia, è stata anche una cosa molto importante, perché quando arrivi, sai, e dici: Dio boh, ma dove cacchio sono, cosa devo fare, torno a casa, non torno a casa. Però sentirsi a casa propria, le persone che ti danno l'incentivo di lavorare, la sicurezza, anche a volte una parolina, una cacciata, come dice Lisa, una tequila, due chiacchiere, ok, è una cosa molto molto bella. Ecco, io attualmente mi sento di dire che il nostro settore sarebbe un settore bellissimo, però ha un'altra... taglio che stiamo pagando tutte, da una parte, che è, mi dispiace doverlo dire perché io sono un po' di anziano regime, è l'online, internet. C'è chi ha dei siti, c'è chi ha dei fan, io non ho un cacchio, io sto lavorando esclusivamente col porno, era molto molto medievale, perché è quello che mi dà da mangiare. Però ecco, io non posso dire bell'occhio perché non ci ho mai lavorato, una volta sicuramente dei giorni avevi anche la voglia di dire: cavolo, faccio parte di un film nel quale c'è un'ambientazione, c'è una storia. Oggi il nostro lavoro è diventato molto meccanico, perché fai delle scene più o meno, degli shooting abbastanza, diciamo così, come se fosse una macchina di produzione. Quindi, sì, un po' meccanico, un ritmo meccanico, diciamo, dell'esibizionismo, ma anche della mancanza di creatività, perché, cioè, noi artisti comunque quello che portiamo sul palco o comunque quello che ci porta al pubblico è che ognuno appunto ha un suo personaggio, oltre comunque ad esseri umani, che ti porta a essere apprezzato, comunque ti porta a essere te, Laurentino, Lisa Mane, Cucci, cioè. Quindi la mia ultima esperienza è tuttora legata a Legal, sono molto fortunata, li ringrazio, come ringrazio anche le produzioni che mi hanno fatto lavorare prima, i locali che mi hanno fatto lavorare, che spero di continuare a lavorare quanto prima, perché non siamo messi troppo bene, però in positive. Quindi niente, cosa dire, ragazzi, noi ci siamo sempre, come mi hai detto tu al telefono, il mondo dell'art, che non è il mondo dell'arte. Cioè, continua, si evolve, abbiamo voglia di farlo, quindi al di là di ciò che lo posso fare, come lei magari che si autoproduce, io che lo faccio magari appunto come altre, per una casa di produzione, ci siamo, quello, abbiamo voglia di tornare a 360 gradi. Faccio una domanda
poi passo un attimo a blu. Ah sì, avviso la regia che tra poco andiamo in pubblicità. La domanda è proprio molto molto secca. In questo settore è possibile coltivare delle amicizie vere? Sì. Ok. Perfetto. Bludi, Byte, una domanda al volo, poi andiamo in pubblicità. Su Skipping ci sono questi comandi che sono delle cose, una delle innovazioni più divertenti, una di quelle cose che va per la... In realtà tutti, due dei preferiti sono gioca con le tette e metti a pecora. Non ho capito la prima. Allora, metti a pecora la condivido, la prima non mi ricordo, non ho sentito bene. Gioca con le tette, la prima. Ah, ok. E poi e misurai? Dire, anche i piega sì, vanno alla grande. Ah, okay. Allora siamo sul tempo massimo, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra un paio di minuti, ma anche meno. La voce del charlator è la voce del ciarlatano. La voce del ciarlatano è il mio blog, e il blog è il più vecchio blog di informazione del mondo porno che c'è in Italia. Quest'anno festeggia i 25 anni, è nato su carta e poi si è trasferito sul web, www.ilciarlatano.it. Questo nome è colpa del signore che voi vedete lì, Max Bellocchio. Io ai tempi avevo cominciato a collaborare con alcune riviste di settore, Video X, Video Impulse, eccetera. Io non mi ricordo, dovevo andare a intervistare qualcuno, insomma, alla fine lui mi fa: ma Bonera, ma tu per chi scrivi? Per la voce del ciarlatano. E questo titolo mi è rimasto impresso. E quando ho cominciato a fare un foglio, che era praticamente un ciclostile, un foglio... più che di informazione era una presa in giro del mondo hard, facevo delle battute, qualcuno non l'ha presa neanche tanto bene a volte, l'ho chiamato la voce del ciarlatano. Io lo spedivo ai tempi via fax a 10 persone, a 10 amici di questo settore, ma io non sapevo che a loro volta questi qua li rifaxavano ad altre persone, per cui alla fine se... anche quelli che io colpivo con delle battute alla fine venivano a saperlo e qualcuno si è arrabbiato anche, per cui è colpa di Max. La voce del ciarlatano è questo blog che compie a giugno, mi sembra, sì, a giugno 25 anni dalla sua nascita, e quindi giustamente lo sì, perché alla fine è rimasto l'unico blog di informazione del settore, insomma, sia del porno italiano, europeo, internazionale, e me lo porto dietro da allora.
Colpa di Max. È vero, Max? Colpa tua. No, pensavo che sono passati 25 anni. Da quando? Mamma mia. Noi ci conosciamo da prima. Allora, io vi racconto brevemente una cosa che non interessa a nessuno, mi fa piacere però dirlo, perché io quando sono entrato in questo settore, parliamo del 90, io ho conosciuto una persona che mi ha aperto le porte di questo settore, che è stato Michele Capozzi, che era l'unico che ai tempi andava sui set di tutto il mondo e ne scriveva. E alla prima occasione c'era una fiera che si chiamava SIM, Salone Internazionale della Musica, a Milano, e aveva una parte dedicata al porno. E lì ho raggiunto Michele Capozzi, che mi ha presentato Max Bellocchio. E poi lì ho conosciuto anche Rocco, che ho rivisto poi l'anno dopo in America, ma Max è quello che mi ha accolto a braccia aperte, mi ha portato l'anno dopo sul suo set importantissimo, delle prime produzioni internazionali che faceva a Cannes, Iacula la Vampira. Sei giù. Con Rocco come si fa il vampiro, Iacula la Vampira, ricordo. Con un cast, con Lily May, con Tony Shamils, con Ron Jeremy, una roba, Joy Silvera. È stato il primo set internazionale su cui sono salito. Chi è che fa così? È il mio cane che vuole parlare anche lui, perché si è emozionato. Stai buono. Attenzione, Cirillo, lì, se no la protezione animale ci denuncia, Ma no, allora, ma che non gli manca niente, veramente, qua. Solo che lui, quando sente gente così, poi non si sente considerato e vorrebbe dire anche lui la sua. Ha ragione, e se la prende. Allora, velocemente, qualche messaggio, se no gli utenti si arrabbiano. Da Matteo un grande saluto alla bella Sofia. Grazie. Saluto Matteo. Allora, vogliamo vedere le gemelle di Blue Byte, quindi ne parliamo tra un attimo. Suppongo di aver capito che siano le gemelle. Un saluto grande a Laura e Sofia da Matteo, bellissime tutte. Laura, hai OnlyFans? No! Ok. Ma Marco, te lo diciamo, non ha OnlyFans, poi ne parliamo. Lei è stato un peccato non ci sia, Eros, Bellocchio numero uno, e una domanda, perché non esiste più il Misex? Bella domanda. Volevo chiedere a Bonera che fine ha fatto Clarissa Leone, ciao Roby di Brescia. Per adesso ci fermiamo qua, se no non ce le finiamo più. Allora, il Misex perché è finito? Era una delle fiere, è stata la fiera più importante in Italia, è nata nel 94 e è finita dopo 16 o 17 anni. È finita perché probabilmente è finita un'epoca, così come è finita un'epoca per quanto riguarda le riviste porno, per quanto riguarda il DVD, per esempio, o le videocassette. È finita un'era, si è aperto un ciclo, il Misex era l'unica fiera ai tempi, ne sono nate altre, per cui ha fatto il suo ciclo ed è finito lì. So che manca, era l'unica fiera che si faceva due volte l'anno in Italia, in primavera e in autunno. È stato un grandissimo successo, una bellissima invenzione. Mi ricordo che alla prima edizione del 94 al Forum di Assago, in tre giorni sono passati 61.800 paganti, praticamente come lo stadio di San Siro, e ha dato il via allo sdoganamento un po' del porno in Italia, ha contribuito molto. Poi mi chiedo di Clarissa Leone, questa attrice pornostar cieca, di Repubblica Ceca, non ne so più niente da almeno tre anni. Suppongo che faccia ancora film, quindi che eserciti ancora, che sia sui set, ma non lo so. Era stata anche lei al Misex in un paio di occasioni. Però ecco, un argomento di cui volevo appunto parlare, perché voi giustamente parlavate dei locali, abbiamo parlato dei film, ma una cosa che è mancata tanto nel 2020 e ci sta mancando anche adesso sono le fiere. Cavolo, le fiere sono in questo mondo, no?
Che dici, Sofia? Certo, beh, rientrava in tutto quello che si dice, no? Gli spettacoli live, gli spettacoli dal vivo, è normale che comprendono anche le fiere. Negli spettacoli dei locali, però, di solito tu sei la star, ok? Quindi tu sei la star del locale, Lisa è la star di quella serata in quel locale, Laura è la star in quel locale di quella sera. Nella fiera uno ha la possibilità in 2 o 3 giorni di vedere tante, di vederne tante, quindi questa è la vera differenza. E poi è anche uno dei pochi momenti in cui anche voi colleghe vi trovate, perché se no non vi vedete mai. Abbia veramente un progetto bellissimo. Mi tocca fra pochissimo. Scusatemi, che volevo proprio far uscire ogni area. Non so cosa succede con Laura, ma penso che sia stata travolta dal cane. È andata. Lisa, prendi in mano la situazione, ti prego. Sai che novità, eccomi. No, parlavamo delle fiere. Qual è l'ultima fiera che hai fatto? Perché qua ci mancano le fiere, che è uno dei pochi le fiere io le ho fatte tutte. L'ultima è stata ad agosto, poco prima di entrare nel Reality Affinity, è stata ad Alba Adriatica. Ah, certo, c'è quella di Alba anche, che certo, sì. Ovvio. Poi due giorni dopo sono entrata nella casa del Reality Affinity, condotto da Manila Gorio e Giacomo Urtis, che non è ancora uscito, è ancora inedito e non posso parlare di più. Ah, ok, perfetto. Sì, per il contratto dovevo... devo tenere il riservo. Ah, quindi hai firmato il contratto, com'è che si chiama, di non divulgazione? Ovvio, deve essere una sorpresa, però ti posso dire che è stata... una delle esperienze più belle della mia vita. Saluto tutti i miei concorrenti, i miei amici e i conduttori. Perfetto. Ho salvato la situa, no? sono su improvvisare io. Ah no, no, va bene, lo so. Ma qualcuno ha notizie di Laura? Sbranata dal cane. La ritroveremo a Brandelli. Massimo pensavo a quello che diceva prima Laura, che adesso ogni scena è uguale all'altra, che dura 20 minuti, mezz'ora. Io mi ricordo che le prime scene nostre duravano dalle 5 alle 9 ore una scena, 9 ore. Se ne è stato più 7, non lo sai. Si cambiava le luci ad ogni posizione, era completamente diverso. Adesso 20 minuti, 30 minuti e finita la scena. Beh, è vero, guarda, mi diceva, tu avrai conosciuto Paul Thomas, no? È uno dei registi americani più bravi, a mio parere, e anche più premiati. E mi diceva che quando negli anni 70 e 80, quando lui faceva ancora l'attore, diceva che quando faceva una produzione che durava anche addirittura 7-8 giorni, i due attori principali che dovevano fare la scena tra di loro li tenevano distanti fino all'ultimo giorno, perché in questo modo si sfioravano, si desideravano, ma non avevano mai un contatto. E quando facevano la scena, quella scena lì era veramente unica e dava qualcosa in più, cosa inconcepibile ora. Ho provato a farlo anch'io quando abbiamo fatto la serie ai Caraibi in Madagascar. Avevo 12 ragazze e una decina di ragazzi, e li ho messi separati in un'ala di un albergo, gli altri i ragazzi in un altro, ma non c'era niente da fare. Buonanotte. Poi la notte si scambiava, la mattina arrivavano sul set la ragazza con Mike Angelo, Philippe Dean, con altri. Però funzionava lo stesso, perché quello è stato un bel periodo, Massimo, i Caraibi. Abbiamo fatto 51 film. Hai curato un bel po' anche. Tu hai curato la serie Tropica di Private, una di quelle delle serie più vendute, tra l'altro. Tra Madagascar, Seychelles, Guadalupe, Martinica, Isole della Réunion. E non c'è una scena fatta in una camera da letto. Spiagge, montagne, aeroplani, elicotteri, vulcani, abbiamo fatto di tutto. Abbiamo fatto anche una scena sotto acqua,
con le bombole tra una ragazza cieca e un francese. C'è sott'acqua, cioè con in mare o in piscina? No, in mare, in Madagascar. La telecamera sui delfini, si chiama Madagascar il film. Sì, so Oliver Sanchez, attore francese, era un istruttore di diving, la ragazza amava andare a fare diving, quindi cameraman con telecamera subacquea, loro con sono scesi giù, poi le si toglieva il coso. Incredibile, cose quasi inconcepibili adesso, non è passato così tanto tempo. Il progetto a cui tu sei più legato, Max? La produzione o il film? L'ultimo treno, ricordi? Ancora l'ultimo treno, mamma mia, quindi è rimasto proprio ancora quello. È Millionaire che abbiamo vinto tutti i premi, girato in giro per il mondo. È con Millionaire che hai vinto l'Oscar in America? Sì. No, con Billionaire, scusami. Ah, Billionaire, esatto. Sì. In America 3. Dei colleghi tuoi, sei rimasto in contatto con qualcuno? Parliamo, che ne so, di Luca Damiano piuttosto che altri? Sì, con Mario, con Silvio Bandinelli. Sì, come no. Certo. Mario Salieri è stato, insomma, grazie a Mario che ha iniziato praticamente, diciamo. Insieme gli scrivevo i film, gli cambiavo il finale dei film, che sai, i miei sono sempre un po' strani, no? E sì, abbiamo cominciato insieme, un po' di anni fa. No, infatti mi ricordo che quando ci siamo conosciuti noi, lui aveva anche lui uno stand molto bello e aveva come ospite Roberto Malone e altri, Joey Carins, ecco, erano i tempi probabilmente di Inside Napoli. Bravissima Joey. Ah sì, un'istituzione, veramente. Volevo virare un attimo, ritornare sull'argomento di prima, perché voi come porno star, come sexy star, come siete un po' l'oggetto del desiderio di molte persone, non solo uomini, anche donne, che vi ammirano e vi desiderano. Però riagganciandomi a quello che dicevo prima, ci sono dei personaggi che hanno fatto un po' la storia del nostro settore, che ci hanno aiutato a portare questo lavoro alla portata di tutti. Parlavamo prima di Larry Flint, che subì addirittura un attentato fuori da un tribunale, penso che abbia passato più tempo in tribunale che fuori a volte, per Hustler, così come Hugh Hefner, il fondatore di Playboy. E io collego questi personaggi anche con un altro personaggio che ha fatto la sua parte, una grossa parte in Italia, che è Riccardo Schicchi. Io lo metto sullo stesso livello in quanto ha impegno per combattere un po' quello che una volta si definiva il comune senso del pudore, ad alzare un po' l'asticella di questo lavoro, di questa rivoluzione che è poi diventata una rivoluzione nel costume, è una rivoluzione culturale e anche sessuale. Io non so chi di voi ha avuto la fortuna di conoscere Riccardo o chi ha lavorato con Riccardo o chi è riuscito a conoscerlo. C'è qualcuno di voi che ha avuto a che fare con lui? Io. Eccola! Poco, ma sono stata molto, molto fortunata. Sì. Quindi tu l'hai conosciuto personalmente, hai fatto anche qualcosa per lui, no? Allora, io l'ho conosciuto quando ho cominciato la mia carriera nei locali e ho avuto questa fortuna di incontrarlo poco, purtroppo. Però se posso spendere due parole, diciamo, per lui, credo che ci sia un po' una differenza, no? Col personaggio che purtroppo è venuto a mancare da poco. Che Riccardo Schicchi è sempre stato, secondo me, una figura sempre vista molto positiva, cioè perché poi era pieno sempre di idee,
cioè tutte le cose che ha fatto le ha fatte veramente con tanta passione, aveva sempre il sorriso sul viso, quindi cioè io me lo ricordo ancora così nei locali, sempre sorridente, qualsiasi cosa succedeva. E, per lui la donna era veramente, cioè le donne che portava erano proprio delle star, cioè come lui le presentava come vere artiste, no? Proprio di questo mondo. Quindi sicuramente è una figura molto, molto Sì, importante. in Italia ha creato proprio lo star system del porno, in effetti. E come dicevi tu, io ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, di fare tante cose insieme a lui, e aveva questo modo di fare, per cui anche se il mondo crollava addosso, quel sorriso non glielo toglieva nessuno. Esattamente. Dicevi Max, scusa? No, dicevo, è vero, il suo sorrisino sempre, qualsiasi cosa Sì. succedeva, non so, forse ti pigliava per il culo, ma era così. Anche quello è ovviamente una parte anche del personaggio, perché già sapeva. Io mi Ricordo ricordo l'ultima quando. volta che ci siamo visti, no, Massimo, non dico pochi giorni prima che poi è finito, ma eravamo a cena in un ristorante, è arrivata una telefonata. Vi ha cacciato 8 cellulari, li ha messi tutti sul tavolo. Poi ha preso una lente d'ingrandimento, che tu sai, lui era malato di diabete, non vedeva più bene. Ah, e quella zoccola di mia moglie, che era Eva Engel. E poi ha risposto, sempre sorridente, sempre così. Grande Riccardo, grande. Sì, doveva tirare fuori tutti i telefonini per capire quale suonava. Sì, forte. No, io mi ricordo, il mio patema d'animo era quando era invitato al Miss Ex, che io ero delegato, io ho fatto per 12 anni il direttore artistico del Miss Ex, quindi ero delegato anche a prendere gli accordi con Riccardo, ed era la cosa più difficile in assoluto. Partivo 2 mesi prima, perché sapevo che il lavoro era duro, lui non mollava, il boss del Miss Ex non voleva mollare neanche lui, quindi non ti dico, no, proprio sfiancante. Però insomma, quello che dava, lui si inventava comunque lo scoop per la conferenza stampa, per far parlare della manifestazione, insomma, un genio da quel punto di vista lì, cioè nel senso che aveva le idee, era molto creativo, ecco, creativo, era quello. Riallacciandomi a quello che diceva Laura prima, no? Che a volte in questo settore manca un po' la creatività, diciamo che Riccardo ha speso tutto per inventare qualcosa in questo settore, no, Laura? Beh, io penso che Riccardo, io non ho avuto il piacere di conoscerlo, però era quello che veramente creava la figura del personaggio. Lui investiva su una persona e veramente spendeva l'impossibile, sia a livello televisivo, sia a livello comunque mediatico, che pubblicitario, che a livello scandalistico, per dare al massimo la visibilità a quella che era poi la starlet, l'attrice emergente della situazione, anche perché lui aveva veramente un molto, molto carismatico, molto coinvolgente. Diciamo che lui, secondo me, è quello che si può definire realmente lo stampo del manager. Secondo me, sai, come di Maradona non ce ne saranno più, ci saranno sicuramente degli ottimi calciatori, ok, di Riccardo Schicchi non ci saranno Hai più. ragione, Non c'è molto parole di. sagge. Come dicevo prima, Max Bellocchio ha fatto, sì, io la conosco bene, quella, cioè, la serie dei Caraibi. Purtroppo oggigiorno, ragazzi, i soldi sono quelli che sono, cioè non c'è più la possibilità di spendere tutti quei soldi per poter fare una produzione estera che dura 30-40 giorni, Madagascar, aerei, effetti speciali, varie situazioni in cui dare anche proprio uno spessore diverso a quello che è il porno attuale, nonché il divano, i 40-50 minuti di scena tagliata nel quale fondamentalmente ti concentri a vedere la performance dell'attrice o dell'attore. Quindi, cioè,
a livello empatico la situazione anche da parte del pubblico è molto diversa, e anche l'attrice o la professionista è diverso fondamentalmente, quindi è fastidio, mi piace doverlo dire, è un'epoca diversa, ma gli albori del porno, perché comunque noi abbiamo anche l'esempio di Avenger, quante scene, quanti film ha fatto Avenger? Poche. Relativamente a delle attrici di oggi un po' meno, però Wenger è comunque una, per lei come tante altre, una colonna a livello cinematografico, di donna anche a livello spettacolo importante, perché Riccardo gli dava tutto. Cioè, purtroppo oggi mancano anche molti mezzi perché sono più limitati. È anche un settore che secondo me soffre tantissimo, appunto, la creatività, perché cioè, sono qua come anche soffrono i locali. Sono situazioni un po' viste, riviste, sì, vengono rivisitate, però lui riusciva sempre, da quello che io ho conosciuto, cioè vedendo, ero piccola, quindi era un mondo che conoscevo in maniera così molto, non empirica, ma molto di riflesso. Lui cercava proprio a 360 gradi di costruire il personaggio in tutti i dettagli, e ci riusciva molto bene. Poi che fosse uno stronzo, una bellissima persona, un padre, cioè, a me quello non importa niente, ogni persona ha dei pregi e dei difetti, però devo dire che a livello professionale lui è un uomo che rimarrà nella storia, secondo me. Assolutamente. Dica, sono qua. Dica. Ti ripeto, io non l'ho conosciuto. Ecco, prima hai fatto una domanda a Sofia che mi è piaciuta molto. Io, una delle donne, secondo me, a livello artistico, anche se me l'hanno sempre dipinta un po' come una donna tutta sulle sue, io ho sempre guardato Mercedes Ambrus con, dicendo, mamma mia, questa è di una bellezza e di un fascino, di una femminilità eccezionale. Cioè, oggi diciamo che ci sono altre caratteristiche, mancano un po' quelle caratteristiche forse di una volta, nel quale la star era veramente percepita come una star. Cioè, te avevi... No, io ho partecipato, io ho vissuto in prima persona, perché ero con loro, alle scene più dolci tra Riccardo e Mercedes Ambrus e alle litigate più furiose tra loro due. Sofia, volevi intervenire? Scusami. Sì, io mi volevo un attimo ricollegare sia a quello che diceva Laura, ma anche a quello che diceva ancora prima Max Bellocchio, che ovviamente adesso c'è questa grande novità di internet, no? Come tutte le cose c'è sempre un'arma a doppio taglio. Che da una parte, diciamo, io ne parlo bene perché adesso grazie a internet lavoro con le webcam, ma i filmati hard ne hanno risentito tantissimo, non ci sono appunto più queste grandi produzioni che diceva Max, eccetera. Neanche mi ha raccontato tante volte il regista con cui collaboro per i miei video, Guido Maria Ranieri, no? Perché anche lui faceva tutte le storie come Max, tutti i film con la storia, eccetera. Perché c'è stato il grande cambiamento della pirateria con internet. Sì, sì, ma infatti c'è, ma tu consideri appunto, perché... mi potrebbero dare ragione, tu fai una scena, dopo poco è craccata online, hai speso un sacco di soldi, questi se la guardano, cioè, liberamente. Spendi X soldi per un attimo di camera, 15 più o meno valide. E poi... Aspetta, non sento più Laura, non sento più Sofia, scusami. Chi parla? Sentivo Sofia, no, infatti, che non ci sentivo più. Questo messaggio molto importante a tutti quelli che sono fruitori di porno, no? Che guardano, che magari spesso si annoiano perché, appunto, come dice Laura, si va a fare magari la scena sul divano, cioè è tutto un po' monotono, no? Cioè, voi stessi che guardate, cercate di non vedere le cose che sono gratis, piratate, perché danneggiano tantissimo questo settore. Quindi siamo anche nelle vostre mani, se volete vedere cose più belle, purtroppo il mondo gira così. Quindi no, credo che questo... è anche vero, Sofia, che adesso, Laura, che adesso comunque ci sono piattaforme in cui, insomma, anche il prezzo dell'abbonamento è abbordabile, cioè non è
che uno spende chissà quali soldi, però si contribuisce primo ad elevare la qualità delle produzioni, a vedere cose nuove, ad abituarsi che in effetti dietro quello che tu vedi c'è un mondo, un lavoro che è fatto di professionisti, non c'è solo l'attore e l'attrice, c'è un cameraman, c'è un direttore delle luci, c'è una truccatrice, c'è un montatore, che poi c'è, insomma c'è un mondo dietro, che è un po' quello che succede un po' dappertutto, no? Sofia, il problema che riguarda tutti, anche la musica, cioè la musica, c'è il produttore, il direttore del suono, la band che suona, l'autore del testo, eccetera eccetera, e alla fine se uno se lo scarica gratis, tutto questo lavoro va soprattutto adesso che tutto è diventato accessibile, che i prezzi non sono più improponibili. Come dire, faccio un esempio sciocco e poi Blue Divide, preparati che arrivo da te. Una volta, cioè adesso noi abbiamo delle promozioni per telefonare, quanto ci costa? 10-15 euro al mese. €10-15 una volta non ci bastavano neanche per un giorno per telefonare, vi ricordate? Quindi è la stessa cosa. Lisa, una domanda al volo, anzi no, sono tre domande, te ne faccio una sparata dietro l'altra. Vai. La parte del tuo corpo che ti piace di più? Come? La parte del tuo corpo che ti piace di più? Ma io in realtà mi piace tutta nell'insieme, se devo prendere singole parti non me ne piace nessuna, un po' come le maniglie delle punto, capisci? È bella magari la macchina, ma la maniglia singolarmente o lo specchietto non ti piace, no? Ok, però allora ti posso dire qual è la tua parte che ti piace di meno, neanche quella c'è? No, diciamo che io sono full optional, cioè nel senso mi piaccio tutta ma non a pezzi. Allora non c'è neanche una parte che mi piace meno. Quale? Dico, non c'è una parte che mi piace meno, perché io passo dal sentirmi Beyoncé ad Ugly Betty nel giro di 20 minuti. Quindi adesso magari mi sento fighissima, poi vado in bagno, magari che c'è la luce brutta e ricomincio di essere un cesso. Vado avanti così tutto il giorno finché poi non vado a dormire. Quindi è abbastanza complicato. Non ti è mai venuta l'idea di dirigere una scena porno? Perché sì, le donne sono molto... Ok. L'hai fatto e si può dire dove e quando? È ancora inedita e sto ancora facendo i dettagli, però sì, ne ho girate già tre. Ah, oh, ah, ma cavolo, vedi? E ho dato l'anteprima solamente ai miei campioni di OnlyFans, perché è giusto che chi paga un abbonamento abbia chiaramente di più. I miei campioni di OnlyFans hanno tutta i pezzettini della scena che sto montando in tempo reale sul mio canale OnlyFans, e adesso ho anche messo My M Fans, che è un altro OnlyFans, ormai è il progresso per me. Cioè, a me piace essere in tutte le piattaforme, mi piace essere dappertutto, così chi cerca trova. Ok, infatti poi arriviamo anche a dare i contatti. Blue Divide, la tua esperienza come webcam, adesso vedo che su Skipping arrivano modelle, sempre modelle nuove, tutti su Skipping ti trovano quotidianamente o ci sono dei giorni in cui è più facile trovarti? Com'è il tuo rapporto in campo? Ci sono H24, trasmetto sempre. Se non sono in chat free, sono in modalità H24, dove gli utenti che accedono alla mia stanza possono spiare quello che sto facendo durante la mia giornata. Quindi trovarmi che dormo, che sto facendo da mangiare, che guardo la TV, non lo so, qualsiasi cosa. Molto molto divertente sta cosa, non la sapevo, verrò a spiarti, cara mia, quando meno te lo aspetti. Chiedo alla regia, che sono, mamma mia, siamo io non so perché non si riesce, bisogna fare almeno tre ore, se no, è alla regia di andare in pubblicità, ci vediamo tra un minuto e mezzo, siamo qua. Vediamo se siamo pronti. Ecco.
Ok, allora mi dicono dalla regia che la gente è arrabbiatissima perché non leggo tutti i messaggi, però ne arrivano talmente tanti che o passo la trasmissione a leggere i messaggi o parlo con gli ospiti. Che devo fare? Cioè, se non parlo con gli ospiti si arrabbiano gli ospiti e quindi... Prendi un segretario. Cosa? Prendi una segretaria porno. Porca miseria, mi sa che devo proprio fare così. Comunque leggo veloce, sennò si incazzano sul serio. Allora, Lisa, sei meravigliosa. Grazie. E questo è. Ciao Lisa, ciao Sofia, Carlo Calamita. Ciao. Volevo fare una domanda a Lisa e Sofia. Prima di fare l'attrice, cosa avete fatto nella vita? Punto di domanda. E un grande saluto alla stupenda Laura Fiorentino. Ok, perfetto. No, lo so che c'è scritto Linda Fiorentino perché si sbagliano sempre. L'ho vista. Però io ho detto Laura perché così quello non ha fatto la brutta figura. Se volete rispondere velocemente alle domande, Sofia e Lisa, che chiedevano un po' che cosa faceva. Allora, io ho iniziato presto a lavorare, ho fatto la parrucchiera, la segretaria, agente immobiliare, capocommesso, ho fatto tutti i lavori del mondo. Dopodiché ho capito che stavo abbaiando l'albero sbagliato e mi sono buttata sui lavori alternativi, perché comunque ho uno spirito talmente libero e artistico che non riuscivo più di tot settimane a stare nello stesso posto. Non sono, diciamo, non mi adatto facilmente alla vita monotona, diciamo, schematica, solo per quello. Allora ti faccio una domanda, poi passo, faccio rispondere Sofia. È difficile starti accanto, cioè nel senso, ipotetico fidanzato ha da penare? Ma solo quando sono in preciclo. Okay. Un po' come tutte le donne. Sono creativa, okay. Non ci si annoia, diciamo così. Sono una compagna abbastanza stimolante. Ok, Sofia, vuoi rispondere gentilmente alla domanda? Io prima di fare questo lavoro ho fatto dei lavoretti veramente per breve tempo, lavoretti estivi, quelli così, di poco tempo. Poi appunto ho cominciato l'università e direttamente il mio primo lavoro serio è stato proprio quello di pornoattrice, perché volevo essere indipendente, non volevo dipendere dai miei genitori, con l'università le spese erano tante, e ho detto cosa faccio invece di fare mancare babysitter o cameriera, ho detto vai, proviamo a fare l'attrice hard. Avevi anche la qualità e i numeri e il fisico, suppongo. Diciamo che sono stata molto fortunata perché appunto all'epoca contattai proprio il regista appunto con cui dicevo prima collaboro ancora adesso, Guido Mazzanieri, è un professionista, quindi lui mi fece il casting e da lì mi presentò alla produzione dell'FM Video, che è stata appunto una delle più grandi in Italia, e poi ho cominciato tutta la carriera. Sì, poi è vero anche come tutti i settori, però anche questo in particolare è anche importante cadere nelle mani giuste, cioè conoscere le persone giuste quando inizi, questo è importante anche. Sì, certo. Che può pregiudicare la riuscita o no di una carriera. Sì. Ludibai, puoi dare appuntamento ai tuoi utenti, ricordare il sito, ricordare quando ti trovano, insomma, fai uno spot per chiamare la gente a te. Allora, ci sono io e ci sono tantissime altre ragazze fantastiche e abbiamo anche un meraviglioso fanboy. Quindi tutta la notte siamo sempre lì, sempre qualcuno pronta ad aspettarvi. E a giocare con voi, quindi skipping.com, perfetto, spero di vederti presto, di riaverti ospite, abbiamo veramente pochi minuti ma li sfruttiamo, no non è vero, abbiamo ancora 8 minuti e li sfruttiamo bene. Laura, posso chiederti gentilmente dove i fans possono trovarti e poi chiudo? Allora, siccome io come dicevo sono poco social, in questo periodo più che mai, i miei recapiti social sono sempre su Instagram, che non me lo richiudere un'altra volta, che è Laura Fiorentino P-Star, buono perché c'ho il cane che è... Ah, io pensavo che il cane l'avessi narcotizzato, invece no.
No, dovevi far bene anche lui. Questo non ce la fa proprio, lui vuole giocare. E ora fra poco bisogna che lo porto un po'. E se no, su Facebook oppure per vedere i miei contenuti possono andare sul mio Twitter, che è Laura Fiorentino Zero. Ok, quindi per contattarmi o meno, al momento, siccome sono rimasto divertito delle poche, potete guardare i miei contenuti un pochino più espliciti su Twitter e le altre piattaforme social, per Instagram e Facebook. Perfetto. Sofia, dove ti si può trovare? Ricordiamo, anche se l'hai detto all'inizio, però giusto per... Sì, c'è il mio sito ufficiale www.sofiabellucci.com, dove gli utenti possono sia abbonarsi o fare dei singoli acquisti di video delle pubblica. Poi anche io ho il mio canale OnlyFans, dove metto contenuti solo inediti che non sono sul sito, okay. Sottolineo. E poi ci sono anche ovviamente tutti i social, altre piattaforme dove vendo i video, tipo MadeBeats. Insomma, okay. Se vogliono sapere di me, mi possono scrivere su tutti i social. Ci sono. Non è difficile trovarti. No. Lisa, dove ti possono trovare i fans che ti amano? Allora, i miei fans che mi amano mi trovano su tutte le piattaforme esistenti, anche su Clubhouse, mi sono iscritta giusto ieri, TikTok, ovunque, e di preferenza utilizzo il mio canale OnlyFans, che è praticamente, basta digitare su Google Lisa Mani OnlyFans, è proprio molto intuitivo. Iscrivetevi, sono tutti i contenuti inediti e privati, ditemi cosa ne pensate. Perfetto. Volevo, e adesso chiudo con Max, faccio le ultime chiacchiere con Max, e che ringrazio ancora di aver accettato, insomma, grazie per aver accettato l'invito. Volevo, per quanto riguarda, mi sembra doveroso, per quanto riguarda Lisa Mane, ringraziare un amico comune che è Mimmo Pavese. Assolutamente. Ciao Mimmetto. E oggi su Instagram ha avuto delle belle parole nei miei confronti e quindi lo ringrazio pubblicamente. Laura, non possiamo non salutare Davide. Salutiamo Davide e diciamo anche tutto lo staff della Fantasy Studio, perché insomma ci sono dei collaboratori che conosce anche Sofia, che siamo carichissimi, cerchiamo sempre di attivarci a livello mediatico, di collaborazioni. Poi abbiamo fatto, mi sembra che ci sia anche la signora Bellucci, appunto, su Instagram, un gruppo dove ce le diciamo, no, non su Instagram, su WhatsApp, dove ci abbiamo informazioni, chiacchiere e tutto di più. Ora, la prossima volta il cane lo dobbiamo mettere come ospite, perché parla più di me. Basta che tu mi mandi la foto, così lo metto nella locandina, scusa. Niente, abbiamo perso la Laura. Allora, ne approfitto. Ma che bello che è. Allora, ne approfitto. Saluti Davide. Saluti Davide. Ok. E Max, chiudo con te, perché insomma ti ho cercato per tante settimane, un'amicizia che dura da tanti anni. E che fortunatamente non si è mai interrotta. Io spero presto di riuscire a fare un viaggio in America con te per riprendere e andare a salutare. Insomma, è quello che vorrei fare con te, ne abbiamo parlato tanto tempo fa, è quello di fare una specie di documentario in giro per il mondo per andare a raccontare un po' il... Si chiama X-X File, i misteri del mondo. Esatto, fare una specie di documentario e andare a beccare tutti quelli che non è che li abbiamo dimenticati, però che cosa fanno dopo il porno, tutti i personaggi che abbiamo conosciuto, almeno io personalmente, in questi 30 anni di lavoro in questo settore. Ma chi è interessato a Max Bellocchio? Dimmi, scusami Max. Dico, primo fra tutti Ron Jeremy, il grande Ron Jeremy, non so se le ragazze lo conoscono, personaggio eccezionale. Che ha fatto tanto anche mainstream. Max, chi ti vuole trovare? Dove ti trova? Chi vuole casa comunicare mia, con te? Sì, a casa mia, via Roma 306. Ci tocco dare giudizio.
Dai, mi trovano su Facebook, Max Bellone, e su Instagram. Quindi sei un po' social anche tu? Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, siamo a 26, sì, sì, abbiamo ancora un paio di minuti che possiamo passare, passare insieme. L'Oscar, il premio a cui sei più affezionato, Max, qual è? Film. L'Oscar, il premio a cui tu sei più affezionato? Quello dell'Odor a Parigi per la serie di Dottor Max e le ragazze russe, e Billionaire in America AVN 3 Oscar per quel film. E ricordo in quell'occasione con Ron Jeremy, parlando di Ron Jeremy, mi invitò alla festa di compleanno dei Kiss. Non so se le ragazze con i Kiss. Sì, buono. Festa di compleanno loro. Insieme a noi eravamo io, Ron Jeremy e Brian May dei Queen. No. Sai, il chitarrista dei Queen. No. Come no? Questa, sì, a Los Angeles, dove c'erano altre pornostar. Però lui era quello che tutti, cioè i Kiss, Brian May dei Queen, venivano da noi a salutare Ron Jeremy, le ragazze che erano con noi. Per far capire, in America il porno è visto in un altro modo, hai capito? C'è molta più commistione tra il mondo del porno e quello del mondo dello spettacolo normale, esattamente sì. Così. Siamo in chiusura, devo chiudere per forza. Bloody Bite, grazie mille di essere stato con noi. E ricordiamo skipping.com, ci vediamo presto. Sofia, cosa devo dirti? Grazie davvero di cuore di essere stata con noi, spero di vederti presto, in bocca al lupo per tutto, un abbraccio. E teniamoci in contatto, va bene? Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, un abbraccio a te, ma non al cane. Un abbraccio a te, non abbraccio a te, ma non al cane. Abbracciamoci tutti. Abbracciamoci tutti. Ciao, 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 grazie, è stato grazie, davvero un piacere. Una puntata bellissima. Grazie davvero a tutti voi. Buonanotte ai telespettatori. Non arrabbiatevi se non ho letto tutti i messaggi. Li leggerò venerdì prossimo, puntuali in diretta su Prima Free. A venerdì. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Buonasera, chiamami.